Tour cilentano per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che a Castellabate ha inaugurato la nuova caserma dei carabinieri forestali ospitati nei locali di Villa Matarazzo e poi a Palinuro, dove ha siglato l'accordo di programma tra governo e regione Campania per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'arco naturale di Palinuro. Per il sito Patrimonio UNESCO, il ministro Costa ha sottolineato che si è trattato di un provvedimento atteso da anni. Erano dal 2002 che si è iniziato il percorso, me l'hanno detto. Penso, Presidente, in 2 settimane l'abbiamo fatto. Abbiamo sbloccato 5 milioni e 200 mila euro che erano lì dal 2002. Tutto qua. Ecco questo che quello che vuol dire semplificazione. Vuol dire provarci. Soprattutto l'ufficiale dei carabinieri prestato alla politica ha ribadito quanto il Cilento possa diventare punto di riferimento per un nuovo approccio in senso ambientale. Per me il Cilento è una risorsa splendida. Il Parco Nazionale è un'opportunità, a mio parere, quindi quando io ho parlato, per esempio, di considerare il Parco del Cilento come un luogo di sperimentazione per le nuove politiche ambientali, non l'ho detto con la retorica di chi sta qua a dire due parole, non mi appartiene nemmeno, ma penso per esempio alla fiscalità di vantaggio, si può provare a sperimentare, penso al bilancio ecologico dei comuni e del parco, penso al plastic free, cioè penso a farlo diventare, se la comunità dei sindaci e il presidente ritengono di seguire questo percorso, a farlo diventare un luogo di confronto ambientale sul futuro dell'ambiente.